Valle dell'Anaitto, nel sopramonte di Ogliena, Dorgali e Orgosolo, in Sardegna. Video col drone di Davide Manca della società Fly Media Creative di Cagliari. Vi parliamo di un luogo particolare dell'isola, dalla quale potrete ammirare uno dei più bei panorami dell'intera Sardegna, la Valle dell'Anaitto. Ci troviamo nella parte orientale dell'isola, all'interno del parco del Golfo di Orosei e del Gennargento, nel cosiddetto Supramonte. Scopriamo di più su questo posto magico. Fra Ogliena e Dorgali, immersa sul Supramonte, c'è la Valle di Lanaito, è uno scrigno che custodisce un tesoro. Il nome significa Valle di Lana Fitta, questo nome fa riferimento alla foltissima e impenetrabile copertura boscosa che inizialmente copriva l'intera valle. Oggi il bosco ha subito un diradamento, ma nonostante tutto conserva ancora il suo peculiare fascino e un aspetto misterioso. Per arrivare nella Valle dell'Anaitto o sulla sorgente su Gologone bisogna prendere la strada provinciale 46 in direzione tra Ogliena e Dorgali. Se partiamo da Ogliena, sul lato destro troviamo i monti che si trovano a ovest nella Valle dell'Anaitto. Dopo 6 km si arriva su una strada a destra dove sono visibili i cartelli che indicano la deviazione verso Sugologone e la Valle dell'Anaitto. Dopo alcuni chilometri, dopo aver sorpassato l'hotel Sugologone Experience, a destra troviamo la strada per la Valle dell'Anaitto. Iniziamo il tratto in salita, poi qui siamo già sulla parte piana. Purtroppo dall'altro lato c'era un bellissimo altopiano, l'altopiano di Gollei, che non abbiamo fatto le riprese, solo qualche foto. Comunque è una bella area naturale anche questa. Adesso siamo sullo sterrato e cominceremo la discesa. Stiamo seguendo questo Discovery, che è una persona che accompagna 4 turisti e ci ha detto di seguirlo perché andremo a vedere questo bellissimo villaggio. E anche noi abbiamo lo stesso Discovery.
L'interesse naturalistico e archeologico della valle è enorme, un concerto di meraviglie, sprigiona un fascino arcaico e una bellezza naturale enorme, punti panoramici e una natura rigogliosa e incontaminata, racchiude uno dei paesaggi naturali più belli e interessanti della Sardegna. Con luogo dei tratti belli e suggestivi, i lecci e i tassi sono alberi che fanno da placidi guardiani a questo patrimonio inestimabile. Poi con fitti boschi, con l'aggiunta di terebino, pistacia terebinus, acero, olivastri, ginepri, che durano un'eternità. Poi troviamo questo antico villaggio nuragico di Sasseda e Soccarlos, un villaggio molto bello. Questo è l'antico villaggio nuragico di Tiscali che noi abbiamo ispezionato la prima volta nei primi anni 80. La valle si estende per circa 7 km, sul lato nord è aperta e si affaccia sul fiume Cedrino alimentato dal Sugo Logone ed è chiusa e circondata sugli altri tre lati delle calcaree bastionate del Supramonte, ad est, ad ovest e a sud, ad est Dorgali, ad ovest Oliena, a sud il Supramonte è compreso anche la parte poi più lunga di Orgosolo. Ecco, qui siamo sul lato nord della valle, qui vedete il fiume Cedrino. Questo pezzo di video è stato fatto su YouTube da Paolo Castro. Adesso di fronte trovate la strada sterrata che abbiamo fatto noi per arrivare nella valle da Oliena e Sugo Logone. E questo Paolo Castro è dalla parte di Dorgali.
Ecco, ricominciano le mie riprese. Ecco, come vedete, la valle dell'Anaito è una bellissima valle naturale. Veramente bella ed eccezionale. Riprese di Orazio e Lilia Lacorte.